Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono molto contenta di avere questo momento di riflessione di studio insieme e abbiamo molti collegati anche nella diretta che sta iniziando adesso. La parola al coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi, con la quale abbiamo da tempo immaginato e lavorato a questa scuola di alta formazione, e poi iniziamo con il racconto del progetto e nel frattempo arriveranno anche i nostri graditissimi ospiti per la lezione di stamattina. Grazie Isabella, buongiorno a tutte e a tutti, sono Marco Boschiri, coordinatore dell'Associazione Comuni Virtuosi, di cui il comune che Isabella ha amministrato per tanti anni, Sallazzero di Savena, fa parte da qualche anno. La rete è una rete che nasce proprio col senso di questo primo incontro, cioè provare a mettere insieme le esperienze e prima ancora le persone che stanno dietro alle esperienze a livello amministrativo per renderle patrimonio comune e per fare in modo che da un'idea, da uno spunto, da un'intuizione possa nascere un progetto il più possibile condiviso e contaminato con altre esperienze che ovviamente hanno e portano un bagaglio di specificità, e quindi ogni buona pratica non è immediatamente, automaticamente adattabile a un altro territorio, ma sicuramente le difficoltà, il percorso fatto da un amministratore o da un funzionario di un ente locale può sicuramente essere un buon punto di partenza, riuscire parallelamente alla gestione dell'ordinario, del quotidiano, ad avere quella visione che la politica deve avere nel momento in cui le persone che si candidano a rappresentarla si mettono in gioco, cioè riuscire a immaginare come sarà Bologna, San Lazzaro, Parma di qui a 15, 20, 30 anni. Per fare questo c'è bisogno di tempo, di andare in profondità, c'è bisogno di studiare. C'è bisogno di non improvvisare. L'improvvisazione può essere utile nella misura in cui si è nella fase zero, no? Dell'intuizione, dove ti mette in gioco l'empatia, la curiosità, la voglia di sperimentare. Però un secondo dopo, un attimo dopo, ci deve essere la conoscenza, la consapevolezza, il confronto con la comunità, e quindi entra in gioco questo progetto. Quando ne abbiamo parlato con Isabella, io subito ho detto ai miei dell'associazione: partiamo, facciamolo, perché l'ho visto come una naturale prosecuzione di un progetto che portiamo avanti da ormai 15 anni, che è la scuola di alta amministrazione, cioè proprio dei corsi come quello che parte oggi, pensati per gli amministratori locali, ma anche per i cittadini che si candidano a governare la propria comunità, la propria città, il proprio paese, ma anche per i funzionari che poi hanno il compito di tradurre l'idea, lo spunto politico in prassi amministrativa conseguente. Ecco, riuscire a incontrarci, contaminarci, confrontarci, partendo dalle esperienze concrete che altri prima di noi hanno fatto, a partire dalle tematiche ambientali, perché questo è ciò di cui ci occupiamo come Associazione dei Comuni Virtuosi da ormai 19 anni, ma poi non solo quello, perché chi amministra un comune sa che entra in gioco il tema del sociale, entra in gioco la cultura, entrano in gioco tante cose, e riuscire a essere trasversali, capaci di appunto anche all'interno dello stesso comune, cosa non sempre semplice, riuscire a parlarsi un po' di più, confrontarsi un po' di più tra i vari settori, tra i vari assessorati, tra le varie deleghe. Ecco, questa esperienza vuole provare a dire questo: intanto valorizzare le tante buone pratiche che ci sono in questo paese, perché spesso travolti dai problemi, che sono tanti, a volte ci dimentichiamo che ci sono sindache e sindaci, ma anche assessori, consiglieri comunali che ogni giorno provano a fare qualcosa di diverso, provano ad affrontare la questione ambientale non come un capriccio di qualche estremista ambientalista, ma come un tema, come un paradigma attraverso cui declinare l'intera politica di un'amministrazione. Parleremo poi, Isabella ce lo racconterà, di urbanistica, di gestione del territorio, di ambiente, di rifiuti, di mobilità. Sono tutti temi legati tra loro, che devono avere quella visione a cui facevo riferimento all'inizio. E quindi questa scuola, questo percorso che inizia oggi e che proseguirà nei prossimi mesi, ha questa ambizione, un'ambizione alta, e cerca anche di supplire a una mancanza.
lo dico con grande serenità ma anche con grande trasparenza. Questa cosa una volta si faceva, c'era formazione politica nei corpi intermedi, nei partiti. Oggi nessuno forma più le classi dirigenti di questo paese, a prescindere dalla colorazione politica, dagli ideali e dalle ideologie. C'è proprio una mancanza di approfondimento, di conoscenza, di consapevolezza. E poi purtroppo si vedono spesso anche i risultati. Quindi riuscire a ricominciare a fare un percorso che ci serve, partendo dalle cose belle che ci sono in questo paese, che sono tante, che sono frutto del lavoro e del sacrificio di tante donne e uomini che entrano nelle istituzioni con spirito di servizio, che è ciò di cui dovremmo sempre avere cura e cuore. Quindi buon lavoro, grazie Isabella per l'idea e buona giornata a tutti. Perché Città Ribelli? In questi 10 anni nei quali mi sono dedicata anima e cuore all'amministrazione del mio territorio, mi sono resa conto che avremmo avuto bisogno di fare una enorme formazione prima di iniziare a amministrare i territori per comprendere esattamente in quanti palmi d'acqua stiamo, e all'epoca io iniziai 10 anni fa, quindi stavamo come paese sotto una molteplicità di aspetti. È vero quello che diceva Marco, cioè che un tempo chi si interessava alla politica lo faceva attraverso dei partiti che, indipendentemente dal colore, però comunque tentavano di fare una formazione e cercavano, sulla base anche di impianti valoriali diversi, però cercavano di fare un'analisi della realtà affinché le persone che si occupavano di politica e poi di pubblica amministrazione avessero gli strumenti per iniziare ad agire e a plasmare la realtà secondo gli obiettivi che si davano. Non erano necessariamente gli stessi, anzi, ma in qualche modo c'era la consapevolezza della responsabilità enorme e della fatica enorme e della urgenza enorme di porre dei correttivi alle chine che inevitabilmente un paese, una comunità, una società attraversa nel corso degli anni, dei decenni. Purtroppo questo non avviene più e c'è un certo scollamento tra l'idea di una politica politicante, autoriferita, che non parla più ai bisogni delle persone ed è quella che viene per la gran parte percepita dai cittadini come qualcosa di molto distante da loro, decisa altrove, e al contempo invece c'è la fatica degli amministratori locali che sono l'ultimo presidio di Stato e il primo riferimento per i cittadini. Gli amministratori pubblici, gli amministratori locali sono quelli a cui i cittadini si rivolgono per qualunque cosa, anche quando non riescono a trovare una casa in affitto perché nessuno gli dà la possibilità di avere garanzie e sono in difficoltà. Penso ai giovani, penso agli studenti, ai sindaci arrivano i curriculum delle persone che non trovano lavoro, cioè a dire, anche visto che sei l'ultimo baluardo di istituzione e di Stato, io vengo da te perché ho bisogno di capire se tu sai qualcosa in più, se puoi darmi delle indicazioni in più. Io penso che la vera rivoluzione culturale avvenga dentro le città e attraverso i comuni, condividendo tra di noi in ogni caso una gerarchia di valori ai quali facciamo riferimento nel momento in cui assumiamo determinate decisioni politico-amministrative. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Grazie Isabella, grazie a voi che siete qui. Fa molto piacere questa scelta di raccogliere le persone che vogliono portare avanti il cambiamento nei nostri territori, nelle nostre comunità, attraverso la formazione, perché credo che sia davvero una delle cose che manca alla politica e alla partecipazione dei cittadini. Se è vero che tutti cercano rifugio, è anche vero che noi che siamo privilegiati, che nelle città ci viviamo, possiamo cambiare il paradigma delle città per metterle a disposizione di una nuova idea di umanità. Ecco, io penso che questo sia il messaggio più importante che possiamo dare quando lavoriamo all'interno di una pubblica amministrazione, quando facciamo politica in una città: volgere alla democrazia e alla redistribuzione del potere le risorse che abbiamo.
Il nostro ruolo è un ruolo sicuramente importante, ma viverlo in maniera individuale è la negazione stessa di tutte le cose che vi ho detto. Ecco perché credo che Città Ribelli sia un messaggio importante, e la più grande forma di ribellione oggi credo sia l'organizzazione delle persone per il bene comune. Comprendere esattamente quali sono i numeri e i dati del nostro paese su denatalità, diseguaglianza, differenze di genere e in generale gli elementi più importanti che in queste occasioni abbiamo pensato di analizzare ci permette insieme intanto di condividere questa consapevolezza di che cosa sia il nostro paese oggi e dove stia andando, e conseguentemente ci permette di trovare i correttivi politici con delle politiche forti e non con delle politiche che traccheggiano e che poi non portano a nulla. Linda Laura Sabatini. Buongiorno a tutti. La prima questione su cui mi voglio soffermare sono proprio gli ultimi dati che l'Istat ha fornito e che ci danno un po' il panorama di quello che ci aspetta da un punto di vista del futuro demografico del paese. Il grave problema che noi abbiamo è che la componente giovanile si riduce sempre di più e la componente anziana si incrementa molto di più. Questo ovviamente è un fatto positivo perché è espressione di miglioramento della speranza di vita della popolazione e quindi è un dato che va visto positivamente in questo senso. Però che succede? Che soprattutto la fascia di popolazione che si ridimensiona è quella fascia che viene chiamata in età lavorativa. Il problema vero è che in questo paese non ci si è mai posti realmente un problema strutturale gravissimo. Il problema strutturale gravissimo non è i nati, che è l'effetto, ma la causa sta nel fatto di non avere mai affrontato seriamente la questione femminile, la questione donne e lavoro. Noi quindi ci troviamo, da un punto di vista demografico, a dover fare i conti non tanto con un calo delle nascite in sé, quanto per non avere generato in questo paese delle condizioni di pari opportunità, di lavoro e di sistemi di welfare legati alla cura. La questione nidi la ritengo centrale, ma è veramente impressionante quanti nodi ti scioglie la questione dei nidi, e andrebbero trovate quelle 3, 4, 5 cose importanti, rilevanti, che ti innescano questi processi, che ti portano tanto di ritorno in termini di riduzione di disuguaglianze su più piani. Perché se tu l'affronti bene la questione dei nidi, riduci le disuguaglianze tra i bambini, riduci le difficoltà economiche di tante coppie che ricorrono ai servizi privati perché non hanno altra possibilità. Dai lavoro a donne, soprattutto a donne, ma dai, crei servizi che creano lavoro. Dai opportunità alle donne di poter lavorare, cioè solo quella misura, soprattutto se è gratuita ovviamente, quindi là poi metti in moto un altro meccanismo che ti crea altri circoli virtuosi, già solo quella misura ti ha innestato sul territorio processi che riducono tante disuguaglianze, non una sola. La stessa cosa va fatta rispetto a solitudine, anziani, integrazione sociosanitaria.
Restage ha la casa per te, col prezzo al metro quadro migliore del mercato. Si alzano i tassi? Noi abbassiamo il prezzo. Restage ha zero costi di agenzia, zero mediazioni creditizie, ufficio mutuo interno, architetto interno. Su restage.it scopri 114 case pronte per te in Strada Maggiore, Borgo Panigale, Casalecchio, Imola, Cervia e Riccione. Restage, numero 1 flipping immobiliare in Italia. Un saluto a tutti voi, popolo di Your Song Pro, da Paolo La Ganga e Sara Sei. Oggi puntata particolarissima, perché oggi parliamo non come siamo abituati a fare di musica originale, di artisti da presentarvi o da proporvi, ma parliamo della nostra amata città natale. Sì, perché siamo nati qua, giustamente. Che è Venezia. È... Bologna! Quante cose hanno visto queste torri? Io sono salita sulle torri, quando ero giovane, che avevo ancora fiato. Adesso tu sai quanti scalini ci sono? Sono 2.000. È una notizia importantissima, ma ancora più bello è sapere che da qua sono nati un sacco di artisti, di arte, di musica, e ha ispirato appunto questa città un sacco di canzoni. Possiamo parlare di Gianni Morandi, di Lucio Dalla, Bersani, anche se Bersani, vabbè, non è proprio, è più romagnolo. Bersani, ma l'abbiamo un po' adottato. L'abbiamo adottato. Luca Carboni. Esatto, però giù di qua ci sono un sacco di posti che hanno ispirato. Anzi, io vedo là un bar che ha attirato molto. Aspetta, andiamo in là, andiamo a vedere. La mia attenzione. Te lo ricordi? Allora, io mi ricordo, ci ritroveremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar. Allora, Roxy Bar non ci ha pagato per questa promozione. No. Guardate che a Bologna c'è anche del traffico, quindi le esperti sono anche. Perché altro anche per non morire sotto un autobus. Esatto. E di qua appunto abbiamo Roxy Bar, che ha ispirato appunto questa. Il grande questa Vasco Rossi. Di Vasco, ci stanno anche suonando il clacson, ci togliamo un attimo. E niente, qua Bologna è sempre stata una città fondamentalmente ricca, c'è sempre stato del fervore dagli anni 60, c'erano tutte le band originali che giravano, qua hanno militato anche i Pooh in passato. È vero. Insomma, c'è sempre stato un grande tutti fervore. Tutti i vari localini dove potevi incontrare, che ne so, Guccini. Ma tu sai che una volta, da sì, tutta una conversazione. Giovani? No, prima di che fossimo giovani noi, perché è una cosa da millennials qua. Una volta non esistevano le cover band, che oggi danno da mangiare a tanti musicisti, ma questi locali a Bologna erano tutti, diciamo, frequentati da persone che andavano a sentire musica originale, il proprio gruppo che si fondeva con altre band, e suonavano, creavano, ed era da qui, poi dopo nascevano tutte le varie star. E chissà che non torni così grazie al nostro Francesco Romano, è vero. Non fa altro che promuovere la musica originale, e ogni tanto trova anche dei localini dove fa suonare tutti i vari artisti, quindi chissà che non torni come quell'epoca negli anni 80. Si spera, noi lo speriamo, perché è importante. Bologna è comunque una città di riferimento, città, ricordiamo, della musica, tra l'altro, è piena di iniziative. Madonna, c'è Piazza Maggiore qua fra un po'. Io ad esempio mi ricordo che i miei genitori, quando ero molto piccola, a Ferragosto mi portavano qui perché c'era Dino Sarti che cantava tutte le sue, sai che lui faceva, amava. Dino Sarti cantava in dialetto, come sì, bravo. Lui amava prendere canzoni francesi tipo di Jacques Brel o americane, tipo New York, New York, la famosa Avaga New York. è vero, meraviglioso.
E adesso veniamo in Vicolo Ranocchi, ah, che citavo prima. Okay, è vero, siamo arrivati. Guardate che belle queste zone proprio caratteristiche di Bologna, piccole viuzze, strette, con tutti i tavolini dove si può mangiare. Bologna forza, veramente bellissima. Artisticamente diciamo che... La Frasca! L'osteria La Frasca! È vero. Sempre stata fonte appunto di ispirazione. E poi questi vicoli spesso sono anche citati, no? Varie parti di Bologna. Molti confondono anche la piazza grande di Lucio Dalla con la piazza maggiore. Non è quella. La piazza forse grande, dopo ne parliamo. Ne parliamo più approfonditamente. Che in realtà la piazza grande era poi piazza Cavour, dove lui è nato. E lui, essendo piccolino, la vedeva così grande. Era piazza Cavour, quindi. Sì, e la chiamò piazza grande, che molti pensano sia piazza maggiore. Dovrebbe essere di qua. Andiamo verso piazza maggiore. Parliamo anche degli stadio, gli stadio. Tu li hai conosciuti? Sì, io conosco bene i Curreri, che abbiamo collaborato con Saverio Grandi, e loro tra l'altro sono stati anche la band all'inizio di Lucio Dalla. C'è Drovandi al basso, Pezzoli al basso, Drovandi alla chitarra. No, vabbè, comunque. Credo che tu ti stia confondendo, ma non voglio correggerti, perché secondo me è bello anche così. Ed eccoci nella grande. Qua, la grande piazza maggiore. Qua oggi non si sta esibendo nessuno. San Petronio. Tra l'altro ieri sera sono andato a Monghidoro, sai che a Monghidoro c'è nel comune c'è un televisore fuori, insomma, all'entrata del comune, dove vengono a rotazione passate delle immagini di Morandi. Ah, infatti, parliamo anche del grande Morandi. Che ha creato anche lui, poi dopo, degli artisti. Da lui sono, per esempio, anche Barbara Cola, di cui abbiamo anche parlato. Con quale hai collaborato sia tu che io. È vero. Lei faceva all'inizio chiaramente la corista di Morandi, e una volta mi disse: dai, vieni che ti presento, perché dobbiamo fare un tour in America, negli States, e ha bisogno di una corista. E quindi io accettai, lui mi conobbe, eccetera, poi tagliarono il budget e purtroppo andò solo lei. E la mia cara amica mi mandava sempre tutte delle gran poste, siamo qui a New York, a Los Angeles, e io con la lacrimuccia. invidiosa, ma ci stava. E tu hai collaborato anche con lei, io no? Collaboro, sì, è una cara amica, e cogliamo l'occasione per salutarla. Ciao Barbara. È una grande artista, una grande cantante, secondo me. Poi, parlando di Dalla, lei rifece una versione delle Rondini, che secondo me è una delle canzoni più belle sue. È vero. Molto, molto interessante. Ci avviciniamo intanto nel reparto. Bello. Esatto. Dai, però diciamo che come artisti Bologna ha regalato anche in altri generi musicali, perché per esempio non ci dobbiamo dimenticare di un Neffa, per esempio. Che tra l'altro incontro spesso in giro. Ciao, sì? Neffa, saluto anche io lui. Io l'ho incontrato anche una volta, però conosco persone che lo conoscono. Vediamo che... se sai a cosa è dedicata questa canzone. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Credo che sia dedicata a una sua amica. Sua amica adorata e fedele, che non lo molla mai. Esatto. Beh, fa parte un po' del personaggio, una canzone molto furba, molto bella. Devo dire che è una delle viva i doppi sensi, sì. Esatto. Beh, allora, possiamo citare anche, per esempio, a Bologna, Guccini abbiamo citato, un Cremonini, che ha girato tra l'altro vari video, se non ricordo male, in zona D'Azeglio. Allora di là. Scusami, hai ragione, io zona Zamboni volevo Zamboni, dire. Zamboni, ok, l'età, adesso, dai. Un po' di guarda, c'è un autobus! Beh, allora, citiamo anche a questo punto le iniziative per la musica a Bologna, tra cui anche quella di FR Live, della musica nel mezzo. Mi sembra giusto e doveroso dirlo, che era un'iniziativa che portava tutti gli artisti a esibirsi in varie fermate. Esatto, c'era un palco montato in cima a questo autobus, che era una delle cose più difficili da allestire, in confronto che il palco di San Siro non è niente.
Però è stata un'altra bella iniziativa che negli scorsi anni ha fatto scalpore, ha fatto parlare di sé. Molto. Mettiamola così. Andiamo un po' all'ombra perché mi sto squagliando. Beh, in allora, questa giornata calda. Guardate, hai visto quanti turisti? Glielo dico a tua moglie. No, ma mia moglie, guarda la trasmissione, guarda che mi sempre sgriderà, mi sono appinato. E quindi allora, zona di Via d'Azeglio. Sì. Cosa è successo in Via d'Azeglio? Perché Via d'Azeglio per Bologna è così importante? Tra l'altro in inverno, nel periodo di Natale, vengono allestite spesso, ormai tutti gli anni, dei festoni luminosi con dei musiche, testi, delle parole scritte. Perché? Dimmi te, Sara. Perché Lucio Dalla, dopo essere nato in Piazza Cavour, nella famosa Piazza Grande, quando è diventato giustamente famoso e aveva i soldini, si è trasferito per vivere in Via d'Azeglio. Ha fatto due monetine. È venuto a vivere qui nella grande Via d'Azeglio, dove c'è un palazzo bellissimo, dove sotto c'è anche il teatrino dove lui faceva le prove, il Teatro Vennavile, dove tra l'altro tutti gli artisti di cui abbiamo sempre parlato spesso si sono esibiti, tipo Marcello Romeo, Matteo Venturi. Mi sono esibita anch'io, anche tu no? Io sì, ho fatto un intervento per la commemorazione del suo compleanno, proprio quest'anno, il 4 marzo. Il 4 marzo, esattamente. E poi ci sono anche le finestre, no? Adesso magari ci arriviamo. Arriviamo lì vicino. Tra l'altro il Teatro Vennavile è uno di quei teatrini tipici, ma è minuscolo, te lo ricordi? Cioè, sì, sono, molto piccolo. 20 persone. 50, mi dice il regista. Ah, c'è un regista che ci corre. In realtà non sta volando. No, abbiamo un drone a livello. Se volevamo fare il film, potevamo dire che c'era un drone che ci seguiva in verticale. Altezza uomo. Altezza nano, più che altro. Però quindi in Via d'Azeglio c'era anche appunto l'etichetta discografica, no? di Lucio Dalla, che era la Pressing. La Pressing, che poi è vero. Fuori, un appunto, sacco di nomi. È un sacco di nomi. Luca Carboni, per farne uno. Esatto. Mare. E tra l'altro vinse il Festival Bar. Tra l'altro, se non sbaglio, anche un tuo collaboratore stretto di adesso, sì? È stato sotto la Pressing. Non so neanche se tu lo sai. Oddio. Ma c'era una band di cui non mi ricordo il nome che era prodotta appunto dalla Pressing, che vedeva come membro il batterista della band con cui tu stai lavorando adesso, che sei Gio Di Brutto. Ah, ma dai, non lo sapevo mica. Sì, io mi ricordo questa cosa. Roberto Ponzio, non so se mi... Roberto Ponzio! Mi correggerà, però credo di ricordarmi abbastanza. Guarda, bene, ci stiamo avvicinando in questo vicolo dove c'è proprio il Teatro Vennavile, e lì veramente è piccolo, ma si respira proprio la musica, si respira il sudore di Lucio in generale. Esatto. Poi, tra l'altro, vediamo se si può andare dentro. Non credo. Possiamo? No, non ha nessuno. No, non ha risposto nessuno, purtroppo. Però c'è il campanello. Suoniamo? Vediamo se allora, si apre. Se hai un piede di porto, proviamo. Aspetta. Però no, non è il caso. Guardiamo qui tutte le immagini di Lucio. Che grande. Vorrei anche citare che qua vicino, in via Bocca di Lupo, c'è uno degli studi più importanti d'Italia, che è la Phonoprint. Ah, la Phonoprint. Dove poi la stragrande maggioranza di queste canzoni sono state registrate, prodotte lì dentro, da maestri, sì, da Pio Nanotti, Celso Valli. Ancora adesso produce cose eccelse, sì. Anche se poi negli anni ha cambiato mille proprietà. Un saluto. Quindi insomma, che dire, qua ma a Bologna... Ma dove proiettavano le parole delle sue canzoni? Allora, proiezione... Credo lì da casa sua, dalla sua parete, no? Può essere. Di fronte. Sembra che stiamo giocando al gioco dei mimi. Adesso dai, è una caccia al tesoro, anche questo. Qui dall'arco, c'è una specie di arco perché tu per proiezione intendevi le luci di Natale. Le luci di Natale, okay. Giusto. Bisogna sapere interpretare, sarà sempre. Io sono l'artista. Le luci di Natale sono in tutta la via che attraversano orizzontalmente la via a livello alto. Quindi insomma, ragazzi, qua che siamo dire? nella culla della musica, della grande musica. Ricordiamoci che anche Raffaella Carrà
è nata a Bologna, eh? Ah, è vero, è nata a Bologna la sera. Sì, io l'ho conosciuta, è bassa come me. Era una grande donna. Ah, sì? Sì, perché presentava Sanremo. Sanremo quando c'eri te. 2001, sì. È vero. Grande è vero. Donna, proprio una madre. È vero. Allora, siamo giunti qua alla casa di Lucio, quindi guarda, dalle due torri al suo campanello sono veramente due passi. Quattro passi. Qui c'è la Fondazione Lucio Dalla. È vero. Il nostro grande eclettico. Sono state fatte un sacco di cose e direi che forse poi questo è il punto in cui salutarci. Che dire, no? Noi abbiamo fatto questa puntata che ha voluto un po' presentarvi questa Bologna, raccontarvela, farvela anche un po' vedere e vivere chiacchierando, ecco, questo era lo scopo, colloquiando a volte. Lo scopo di questa puntata. Quindi che dire, un grande saluto a tutti e ci vedremo prossimamente su questi schermi sempre a presentare musica originale, musica di qualità. Soprattutto. Un ciao da Sara Sei e da Paola Ganga. Ciao. Restage, alla casa per te, col prezzo al metro quadro migliore del mercato. Si alzano i tassi? Noi abbassiamo il prezzo. Restage ha zero costi di agenzia, zero mediazioni creditizie, ufficio mutuo interno, architetto interno. Su restage.it scopri 114 case pronte per te in Strada Maggiore, Borgo Panigale, Casalecchio, Imola, Cervia e Riccione. Restage, numero 1 flipping immobiliare in Italia.